Si sente anche la mia voce, ragazzi? Com'è con i livelli? Giusto che mi regolo un attimo. Giusto capire se si sente la mia voce sopra, sotto la musica, se devo abbassare una o l'altra. Ciao Pepox, o te come beta tester della live, mi sa come. Allora, se la voce è bassa, facciamo così. Così è meglio. Se no devo fare direttamente, scusate. Facciamo così. Sento io. Ok, adesso dovrebbe essere un po' regolato meglio. Ditemi voi se va meglio o peggio. Adesso dovrebbe essere abbastanza meglio regolato rispetto all'audio che sentite. Fatemi sapere voi. Ottimo. Grazie Pepox per il beta test e grazie anche a Alerex87. Ci vediamo tra una decina di minuti, intanto vi godete un po' di musica e se avete musiche non potete a copyright da consigliare, scrivetele pure.
Namaste a tutti quanti, spero si senta meglio la voce rispetto a prima. Non ho ancora benissimo regolato i volumi di quello che sento io, quello che sentite voi e soprattutto la mia voce come la sentite voi. Intanto benvenuti a tutti quanti, benvenuti a Luca81, DLL, Nicola Laporta, Pepox, Dale Rex e a qualcuno che non ha ancora scritto, siete più o meno 9-10 adesso. Quindi benvenuti a un'altra sessione di traduzione di Paper Mario in italiano, Paper Mario per Nintendo 64, il primo Paper Mario che è uscito, che è quello che manca in italiano. Siamo al 60%, anche un po' di più mi sa, siamo al 67,5% e poi con un po' di lavoro in più riusciremo a fare la patch da poter lasciare eccetera eccetera. A me la tua voce sembra che abbia lo stesso livello della musica, il che vuol dire che devo abbassare tipo la musica così, spero si sia abbassata un po' la musica, fatemelo sapere anche voi. Comunque l'importante è che si riesca a distinguere che la musica sia di sottofondo, comunque in modo che potete ascoltare anche quella. Oggi ci dedichiamo a questo file qui, ci mancano 794 righe, sono tante righe ma vedremo un po'. Molto meglio così, grazie Luca, sempre sul pezzo, grande personaggio e grande persona. Mio marito, vediamo quanto veloci siamo a scrivere. Sì, intanto ho sbagliato già giustamente la prima, l'errore di che si fa a basement, devo farlo anche qua, il danno da fortuna bisogna farlo anche in questi casi, quindi andiamo un attimo qua, togliamo questo in modo che possiamo andare qua e cancellare il simbolo della lira o del pound. Il volume della voce è un po' basso e devi alzare il tuo volume, perché io sono, se alzo più di così comincia a distorgere. Alza il volume di quello che senti fondamentalmente. Ritorniamo qua, ci abbiamo 40 pagine, ma una pagina guardate quanto lunga è, cioè vedete la barra, insomma, dovreste vedere la barra, no, non vedete la barra, quindi ve la faccio vedere rimpicciolendo un po' qua. Sì, vedete la barra qua, quanto grande è questa pagina, e in questa maniera riusciamo a fare abbastanza velocemente. Qua c'è Colorando, che è un personaggio molto interessante all'interno di Paper Mario, che in italiano viene chiamato Charles. Il suo nome è Charles, perché è un archeologo, quindi potrebbe essere Charles Darwin o qualcosa del genere. Esatto, puoi cuffiarti che è ancora meglio. Ovviamente se avete canzoni da suggerirmi, ditemele, playlist di musiche, di soprattutto colonne sonore di videogiochi sarebbe utile, in modo che non ci siano problemi di copyright o roba del genere. In questo momento state ascoltando la soundtrack di Risk of Rain, che è un gioco che ho fatto. Non l'ho ancora approfondito tantissimo, è un gioco molto bello e la colonna sonora è fantastica, molto bella, la sentirete appunto in sottofondo, molto ambientale e con tempi molto particolari. Ovviamente qualsiasi domanda avete su di me fatemela pure. In sottofondo, tra l'altro, piccolo flash, sto renderizzando il terzo episodio di TPH di Two Point Hospital, quindi lo vedrete domani. E invece torniamo di qua, se avete qualunque domanda fatemela pure, dite parla di e vi posso parlare di qualunque cosa. Provo a mettere la colonna sonora di To the Moon, bravo, la carichiamo. La carichiamo. Così la metto in coda. To the Moon OST. To the Moon OST full album, eccolo qua. E la live io ce l'ho qui, no, dashboard dal vivo, eccolo qua. Qui piove, da voi piove? Il bello di questa soundtrack, che ho letto anche, ho sentito l'album commentato da chi l'ha creato, sentite che ci sono quattro note. Taran taran, oppure taran taran,
Quello lì è il tema di tutta quanta la colonna sonora, e le sentirete ovunque queste note che girano. È molto bello perché è una colonna sonora che ha anche un senso di legame tra una canzone e l'altra. La lunga guerra è bella domanda. La lunga guerra, io ho registrato, adesso non mi ricordo quanti episodi ho fatto uscire, credo più o meno 140, una cosa del genere. Ho ancora una decina di episodi che sono già stati registrati, già renderizzati, e li farei uscire molto volentieri, ma volevo riprendere a registrare gli episodi. Siamo in un momento in cui richiede tantissimo registrare anche un solo episodio, perché devo montarli e tutto quanto, quindi ci vuole un po' di tempo, ma non è il gioco ce l'ho ancora, è già il salvataggio è ancora lì, quindi ho fatto anche backup per poter evitare di perderlo, quindi tornerà prima o poi. Buonasera Fabrizio, ciao Fabrizio. Merovingius, intanto grazie a Merovingius, che sei uno di quelli che sta contribuendo di più ultimamente a questa traduzione, quindi grande. Ciao Edoardo Rusichelli, ti conosco benissimo. Volevo chiederti perché fai le live su YouTube, non pensi sia meglio farle su Twitch? Perché in questo momento su YouTube mi utilizza molta meno banda. Ne ho già parlato di fare live su Twitch. Le facevo in realtà io anni fa live su Twitch. Fondamentalmente adesso non ho una connessione internet, lo dico sempre, per poter fare live in una certa maniera. Grazie per i 5 euro Merovingius, sei un dono del Signore. Il Signore non è quel Signore con la S maiuscola, ma è un altro Signore, sappiatelo, e lo scopriremo man mano che andremo avanti con questo canale. Veramente grazie a Merovingius e a tutti quelli che vorranno donare qua sotto. Potete inviarmi qualche soldino per pagarmi la correzione del caffè, potrebbe essere anche. Comunque grazie, siete in 14, wow, siamo per essere una live in cui vedete del testo è già abbastanza. Dicevo, per farlo su Twitch sì, ma avrei bisogno della fibra, la fibra non ce l'ho ancora, dovrò aspettare ancora un bel po' di tempo e per poterla permettere mettere in questa casa, ma ci sarebbe l'idea appunto di fare qualcosa del genere. Per il contenuto da portare su live ne ho veramente tanto, tra cui potrebbero esserci delle serie che vengono montate da ciò che avviene su Twitch. Ad esempio immagino a giochi tipo City Skyline, che piacerà sicuramente a tanti di voi, fatto in live, diciamo, nella versione estesa, poi quel materiale messo per un episodio di 20 minuti che posso mettere su YouTube in modo che può essere visto e con magari un commento aggiuntivo rispetto a quello che avete in live. Che connessione ho? Io ho il WebCube della 3, che è una connessione, è il cubetto, è uno scatolotto che si attacca e quindi posso portarmelo in giro dove voglio, quindi è una connessione non fissa. Che ha un limite, però ho un limite di 7 giga settimanali per upload e download, quindi non è tantissimo, tutti pensate, però ho internet gratis dalla mezzanotte fino alle 8 del mattino, quindi i miei upload avvengono tutti di notte proprio per quel motivo. Il sequel di Namastepoli Origins, bellissima domanda, Volcano Games, e ciao anche a te. Namastepoli Origins, io ho fatto i 20 episodi di Namastepoli Origins, è stato fantastico fare 20 episodi. Voglio registrare un episodio riepilogativo della prima stagione, e adesso credo sia passato abbastanza tempo da poterlo fare, e farlo anche in inglese, perché la comunità di Reddit, di Banished, è molto attiva e nessuno ha mai fatto un esperimento come l'ho fatto io con Namastepoli Origins, quindi mi piacerebbe fare un episodio di retrospettiva, diciamo, della serie di Namastepoli Origins, per poi continuare verso il futuro e oltre. Intanto qua mi arriva l'avviso
come ogni sera, devo dire, mai nel periodo, ci vediamo domani. Io mi ricordo delle tue partite in StarCraft con il Berro Fronzo e attualmente seguo entrambi. Pensi che sia possibile una nuova collaborazione? Sì e no, nel senso che io e Massimiliano ci sentiamo ancora ogni tanto, trovando il tempo possiamo fare tutto quanto quello che vogliamo. Sinceramente mi piacerebbe molto collaborare di nuovo con Max, perché è una gran bella persona. So che fa tantissimo su Twitch lui ultimamente, quindi magari ci sarà occasione di collaborare anche su quella piattaforma quando ci sarà il momento. E tra l'altro StarCraft, visto che me l'avete detto e me lo state insomma imponendo abbastanza ultimamente come argomenti di discussione, sto vedendo di preparare una cosa abbastanza carina che vedrete cioè con tempi un po' più lunghetti, ma lo vedrete prima o poi. Ah sì, ok. Tanto Pepox Lord, apprezzo tantissimo anche il pensiero, va benissimo, anzi sei un grande solo per aver detto una cosa di questo tipo. Effettivamente La Lunga Guerra è una serie che mi sto portando dietro veramente da tanto tempo e voglio sicuramente finirla, perché effettivamente è una delle quelle, odio lasciare le serie in sospeso. C'ho anche una serie di Advance Wars che è ancora in sospeso che devo portare a termine. Ho in tutta la mia carriera di YouTube, di 10 anni che sono YouTube, ho cancellato una serie, che è la serie di Final Fantasy Tactics Advance, che è una serie che avevo iniziato proprio con, penso sia stata tipo la terza serie del canale. Ho dovuto cancellarla completamente perché era arrivato a un punto in cui il Let's Play non funzionava più. E quindi piuttosto che ricominciare tutto da capo ho deciso ok, lo cancello e quando avrò il tempo e la voglia di farlo di nuovo lo rifarò, anche perché Final Fantasy Tactics è il mio preferito della serie di Final Fantasy, e Final Fantasy Tactics Advance è un altro gioco che mi piace veramente veramente tanto. Tra l'altro con il seguito Final Fantasy Tactics Advance A2, che a nome è assurdo, che non è stato tradotto in italiano, potrebbe essere un'idea di poterlo tradurre in italiano. Tra l'altro non è neanche tanto difficile come testo. Zanatta, pare diverso come a me, è solo il fatto che sia un operatore sul canale della traduzione oppure usi qualcosa? Non credo. Allora, per Zanatta, probabilmente tu vedi Zanatta, adesso ti mostro, vedi questa pagina qua, giusto? Dovresti vedere questa pagina qua. E quando vai a cliccare su un documento, adesso vabbè vado qua, ma ti apro un documento da qua, dovresti vederlo così, giusto? E non così. Dovresti vederlo in questa maniera qua, con le strisce centrali. Quando siete su Zanatta potete usare questo, ma quello che uso io è il New Alpha Editor, che è questo tastino qua sopra. La differenza è che, ad esempio, io cancello questo grandioso, e se tolgo questo vedete che qua è scritto non tradotto. Quando io scrivo la traduzione posso scrivere ok grandioso, e quando gli do enter e basta, non succede niente. Devo dargli shift enter in questo, no, devo dargli control enter, scusate, per salvare, e a questo punto viene verde. Con l'editor questo invece c'è la possibilità di accendere e spegnere ciò che vogliamo vedere solo i gialli, facciamo così, accendiamo solo i gialli, vediamo solo le righe gialle. Queste sono quelle non tradotte, e quindi in questa maniera quando io clicco solo enter e quindi salvo quella riga diventa verde, quindi non viene più visualizzata. Questo mi serve perché così la prima riga è sempre quella, l'unica che manca da tradurre in sostanza. Sì, io sono da tantissimo su YouTube, non sono mai cresciuto più di tanto e non muoio per il fatto che non ho migliori di iscritti, sinceramente. Ho iniziato nel 2006, no scusate, nel 2008, no nel 2006. Nel 2006 ho cominciato a fare qualcosina con qualche progetto, ma non con Ace the Brave. Con Ace the Brave ho iniziato nel 2008, col vecchio canale ero arrivato a 9000 iscritti, poi mi è stato chiuso quel canale, ho aperto il secondo canale è arrivato appunto a queste cifre qua. Non mi interessa avere tantissimi iscritti, mi piacerebbe avere qualcuno in più, però appunto facendo contenuto di nicchia,
Ho una voce abbastanza tranquilla, quindi non sono uno di quelli che urla, che dice bestemmie, che parolacce ogni due secondi, quindi non faccio intrattenimento come piacerebbe ai ragazzi giovani. Il mio pubblico di solito dico è tra i 18 e i 30, più che per i ragazzi tra i 10 e i 18, anche se ce ne sono tanti e molti di voi sono anche qua forse, però fondamentalmente è questo, insomma. E anche perché ho pochi iscritti ma fedeli, sì, quello sicuramente sì. E poi appunto c'è questo discorso della famiglia Antani, siete molto, molto uniti, e quello che a me piace fare è, non piace fare i giochi che sono appena usciti, a meno che non siano giochi come Two Point Hospital o cose di questo tipo. Quindi faccio anche contenuti molto diversi uno dall'altro, faccio delle serie suggestionali su strategici, su RPG, su di tutto e di più, giochi di 30 anni fa, di 20 anni fa, di appena usciti, insomma, molto largo il mio panorama di cose che ho fatte, quindi c'è di tutto e di più. Mi ricordo i tuoi vecchi video del wrestling con tuo fratello? Sì, che non sono stati fatti sul mio canale, o meglio, ho fatto anche un po' di contenuto di wrestling sul canale, nel senso che ho fatto dei commenti in diretta dei pay per view insieme a un po' di amici, credo di averli pubblicati. Però insomma, la vera violenza entertainment, o VVE, era la federazione che io, mio fratello e altri, insomma, avevamo creato facendo un po' di cose particolari. Ciò che adesso viene fatto addirittura, ci hanno scimmiottato, insomma, un po' di cose che facevamo più di dieci anni fa anche. Il video buono sta nel canale piccolo, molto bello. Sì, 8700 iscritti. In realtà siete calati più o meno di 50 unità da qualche settimana a questa parte, perché c'è un link per la soundtrack della live? No, basta cercare Risk of Rain OST. Ho una pagina aperta con le varie soundtrack, quindi ve la scrivo anche qua. Risk of Rain OST. Cominciamo a scrivere un pochino e lasciatemi pure le domande che vi interessano. Intanto ciao anche a Fabrizio Macario, 38 anni, complimenti, te li porti benissimo, si vede dal tuo avatar. Sì, sono un ingegnere, quindi a me piace analizzare e dissezionare un po' i videogiochi, cercando di tirar fuori, di farvi pensare soprattutto, sia con attenzione alla storia che viene raccontata, sia l'attenzione appunto anche tecnica, anche se non ne so tantissimo di tecnica informatica, dico. Però appunto mi piace pensarla in questa maniera qua. Le canzoni della Lunga Guerra erano fighissime, l'OST della Lunga Guerra è molto molto bella, non le metterò qui perché alcune sono protette da copyright, nonostante siano molto molto interessanti, invece mi piacerebbe insomma mantenere libera questa live in modo che possa tenerla su senza rischiare niente.
Ah, tra l'altro, qualcuno di voi ha mai provato ad abbonarsi ai canali? Perché adesso si può anche fare questo su questo canale qui, un po' come con Twitch, dove c'è l'abbonamento mensile per poter dare qualche contributo. C'è anche la possibilità di farlo anche con me, quindi trovate il tastino per poterlo fare e avete tante belle cose in regalo, tutti i poteri insomma che vengono dati dalla chat, eccetera eccetera. Porterai collaborazioni in futuro? Sì, avendo tempo. Il problema è che avendo un lavoro full time da ingegnere durante il giorno, il mio tempo libero è solo la sera, ho anche una famiglia però da gestire, quindi il tempo libero è veramente poco e quindi dipende. Ovviamente anche voi potete contribuire a questa traduzione iscrivendovi su Zanata, è un login completamente gratis, mi date il nickname, vi posso aggiungere a questo progetto e avete tanti file ancora da tradurre, non tantissimi perché nelle ultime due settimane, perché è da Ferragosto che abbiamo avuto un picco di traduzione, abbiamo praticamente raddoppiato la traduzione, se andiamo avanti così a fine settembre abbiamo finito, quindi insomma continuiamo. Tra l'altro è a tempo, adesso ho cantato un pezzettino nella canzone, sono a tempo. Se non mi ricordo, questa è... Allora, è in 5 quarti, se non mi ricordo male, questa canzone qua. 1, 2, 3, qua, C, 1, 2, sì, ok. È in 5 quarti, ma sotto dovrebbe esserci un pezzo in 7 quarti. E quindi è un casino dal punto di vista della metrica, della poliritmia di questa canzone. Sì, si può tradurre da telefono, anche se è abbastanza macchinoso farlo da telefono. Ah sì, ecco, sentite adesso sotto la... che è in 7 quarti quello. Pepox, non è vero quello che stai dicendo. Abbiamo fatto la serie di City Skyline in tante persone e in realtà l'abbiamo fatto tutti. Semplicemente... E Break to Play aveva iniziato perché aveva avuto più voti come primo sindaco, poi è passato a me se non mi ricordo male e poi l'abbiamo anche continuata con Avionauta, con Larus e con Edux e con Glitcherud, se non sbaglio eravamo 6 i sindaci e l'abbiamo completata tutta in sostanza, abbiamo fatto il giro completo con tutti quanti gli episodi. Porterò su Paper Mario su questo canale? Ovviamente sì, dopo aver finito la traduzione. Con il testing e tutto, il Paper Mario sarà sul canale. È anche il motivo per cui vado a tradurre questi giochi, in modo da poterne fare una serie
esclusiva fondamentalmente, perché se li traduco io poi li posso anche portare in maniera esclusiva. Stessa cosa mi piacerebbe fare anche con Super Mario RPG, cioè il primo RPG di Super Mario che è stato fatto per Super Nintendo, quindi il predecessore di questo, anche se questo è uno stand alone, però in Giappone è uscito come Mario RPG 2, perché appunto è il secondo RPG di Super Mario. Però mi piacerebbe tradurre anche il precedente, che sarà molto probabilmente il progetto che andremo ad aprire dopo aver finito questo. Sì, Tenten è stato un esperimento che è piaciuto, non è piaciuto tantissimo, mi aspettavo molta più affluenza, diciamo, come, con una serie di quel tipo lì. Mi ha dato però delle soddisfazioni, effettivamente fare 50 episodi in 50 giorni è stato molto molto divertente. Ci sono alcuni giochi che tornerei a fare sicuramente, altri no. Ad esempio il contenuto di Aeroglyphica, per quanto bello sia Aeroglyphica, mi è piaciuto molto, ma non è che ci sia tanta varietà per poterne fare un let's play. SB Heroes è molto molto interessante, ero partito molto scettico su quel gioco lì, ma alla fine si è rivelato molto interessante, con un sacco di roba da sbloccare. Risk of Rain forse è quello che mi è piaciuto di più di tutti, perché appunto Enter the Gungeon, Nuclear Throne e Isaac li conosco, e gli altri giochi che ho fatto, Spelunky è un altro gioco che forse è passato troppo tempo per poterlo imparare, perché ormai insomma è già superato e anche abbastanza vecchietto come gioco. Però insomma tante tante belle robe da portare. Crypt of the Necrodancer è un altro gioco molto bello, ma difficile da fare un let's play. Qua la musica è sparita, si è bloccato tutto? Può essere. Si è piantato tutto, si è svampato. Vabbè, per problemi tecnici magari dovrò togliere e rimettere. Sì, credo sia il computer che va riavviato direttamente anche. Ma vabbè, proviamo a fare così. Ah, può essere anche questo, beh, cancelliamo un attimo la codifica qua, la faremo più avanti, magari è questo che sta bloccando tutto, sì, 8 ore non è possibile, quindi è decisamente questo che va in conflitto col resto delle cose che ho su. Ah beh, schermata blu. Vabbè, eliminiamo un attimo. Sì. Eliminiamo un attimo Vegas. Adesso dovrebbe essere ripresa la musica. Vediamo se ce la facciamo. Ok, adesso sembra andare su. Ok, esploso tutto, schermo blu, schermo nero, schermo di tutti i colori. E perché adesso non si vede più un cavolo? Mi sa che dovrò riavviare. Si sente ancora comunque la mia voce e il gioco, vero? Facciamo così, usciamo. Sì, devo rifare uscita video. Se io faccio direttamente così, cioè spengo questo e lo riaggiungo.
Sì, devo riavviare. E vabbè, ci vediamo. Ok, dovrei aver ripreso lo stream, no? Non so se verrà separato da un'altra parte o no. Qua mi dice stream ripristinato, anche se si vede nero. Forse deve, c'è un attimo di latenza. Ok, tutto a posto. Ah ok, sono io che ho il delay. Allora aspettate che mi ricarico questa pagina qua, così vedo la chat al momento giusto. Sì, ho dovuto togliere il render del file perché era un po' un casino gestire anche quello. Ok, abbiamo ripreso. Ovviamente è apertissimo a tutte le domande che volete. Ci posso credere! Eh sì, problemi tecnici che sono esattamente quelli per cui non dovrei fare live, ma vabbè. Chiama un dottore. Abbiamo finito la colonna sonora? Quante canzoni ci sono ancora? Fatemi vedere. Ecco, questa è Precipitation. La prossima è la mia canzone preferita, che è Double Fucking Rainbow. Bellissima. Perché non usiamo quello su Zanata? Perché The Banner Saga è privato? Wow, quante domande. Allora, perché non usiamo il glossario di Zanata? Perché non l'ho mai usato prima, quindi non so esattamente come funzioni. So che c'è il glossary, però per creare il glossario devo capire effettivamente come viene utilizzato. Glossary qua, vedete, ma credo che questo sia... cioè, devo capire effettivamente come funziona. Per adesso non lo stiamo usando. Perché The Banner Saga è privato? Perché è la prossima serie che andrò a iniziare da capo, compreso Banner Saga 1, e quindi appunto ho intenzione di ripubblicarlo da capo tutto quanto, con anche il 2 e il 3. Un'altra serie leggendaria è sparita, è CK2 Succession Game. Non è sparita, c'è, l'abbiamo anche finito.
Il presidente la conosco da... non lo so. Credo sia saltata fuori con comunque la prima serie di XCOM. Non mi ricordo se addirittura quella di Enemy Unknown, cioè del primo del 2012. Comunque è un bel po' che è in giro su questo canale. Guida lo Skyranger dalla serie su OpenXCOM, se non mi ricordo male, che l'ho assegnata come pilota dello Skyranger. Ciao T-Code Fiore, T-Code Fore, T-K-Ode probabilmente Fore, ciao, corna diabolica anche a te, sì, per il discorso, guarda, Merovingius, ci do un'occhiata dopo al discorso glossario, anzi facciamolo in diretta così facciamo un po' di cose diverse, chiudiamo questo adesso che ho la possibilità di navigare un po' più velocemente. Allora, da qui c'è Glossary, c'è il tab Glossary, clicchiamoci sopra, English United States, Abacus Noun, Absolute Acceleration, Acknowledgement, sì però io lo voglio, Select Language, io vado a selezionare italiano, vediamo, perché non vorrei che fosse un glossario generico e non del progetto. Quindi andiamo un attimo sulla dashboard. Sì, mi sa che non è quello, infatti, mi sa che non è quello neanche a me. Allora, entriamo un attimo nel progetto. Eccolo qua. Qua c'è Glossary. Che forse lo troviamo direttamente qua. Ci avresti anche ragione, perché se facciamo questo... Glossary di Paper Mario, ok. Quindi io gli dico ITA, perfetto, new, posso importarlo, scegli un file, un CSV apposta, ok, quindi se io faccio, che ne so, mi apro un attimo Calc e gli dico che Borgo Fungo è Toad Village, giusto? No, Toad Town. E questo lo salviamo come CSV. Dovrei esportarlo in CSV. Allora, gli diciamo di salvarlo in CSV, un testo CSV. Lo salviamo qua. Ok, mantieni formato, sì, sì, ok, vediamo se esternamente funziona così, facciamo importa, seleziona il file, andiamo a tirarlo fuori. Non va bene quel file lì. Se gli dico nuovo, gli dico allora il termine part of speech. Allora, questo è ad esempio Toad Town. È un nome.
descrizione non mi interessa. Todd Town viene tradotto con Ad Translation, Borgo Fungo Update. Non posso salvarlo, perché? Come funziona? Cerchiamo di capire perché, per cosa. Ok, mi ha salvato la traduzione. Quindi se io adesso torno un attimo qua, dashboard, che magari si riesce a fare molto più velocemente così col discorso glossario. Quindi se io vado, non so, adesso devo trovare, trovatemi una stringa in cui viene citato, no, posso fare la ricerca. Posso fare la ricerca da qua? Si può fare la ricerca da qua direttamente. A che punto siamo della cosa? Siamo a due canzoni dalla fine. Ok, andiamo sotto versioni. No, devo entrare dentro dentro la lista di documenti. Purtroppo internet è un po' lentino in questo momento, ma vediamo se ce la facciamo lo stesso. Tra l'altro c'è... Ah, aiuto! Questo è il server Discord che continua ad essere attivo. Forse è una delle serie più lunghe di tutto quanto il canale. Non ho i DLC che costano e quindi in questo momento non ho nessuna voglia di riprenderlo, però più avanti, insomma, lo suggerisce in basso. Ok, quindi grazie. E le percentuali della traduzione sono diverse perché una tiene conto, cioè non lo so esattamente perché, c'è una cosa, una percentuale viene calcolata sul numero di parole, mentre un'altra sul numero di stringhe, e quindi c'è una discrepanza tra le due, ma anche tiene conto della percentuale sul totale e non la percentuale sulla roba che manca, esclusa l'approvazione. È un po' un casino da spiegare così, però fondamentalmente c'è questa parte blu che è quella che è stata approvata e quindi è quella che è stata proprio tolta anche dalla traduzione, cioè non possiamo più modificarla, che sono i file che vado a estrarre io e sto dando a zio Mirko per poterli implementare sul gioco. Quindi in sostanza credo che questo 67% sia di questa parte qua e esclusa questa, quindi è una percentuale che aumenta perché c'è meno sul totale, perché vedete che questo è scritto 67% su 12.000, no, su 124.000 parole, ma in realtà la traduzione in totale c'ha 148.000 parole, credo, una roba del genere. Ciao Maurizio the Dog, continuo a salutare gente che si sta connettendo. Vabbè, torniamo a tradurre allora intanto. Comunque grazie per aver detto questa cosa del glossario, vedrò di implementarla in qualche maniera. Questo invece 60% è valutato, vediamo. Esatto, vedete che c'è scritto 60% e c'è scritto 89.000 parole, ma in realtà qua c'è scritto 124.000 parole, quindi c'è una discrepanza non indifferente. Qua c'è scritto untranslated 57.000 e invece le parole qua
sono 57.000. No, quindi questa è uguale. Questa è uguale, quindi boh, non so esattamente. Ah, c'è anche un discorso delle parole ripetute. Cioè, quando voi traducete all'interno di un file una frase, se c'è la stessa identica stringa all'interno del file in un'altra posizione, non ve la mette più. Quindi voi traducete una volta e lui già in automatico va a copiarlo in tutte le istanze che vengono sotto. Infatti molti dei file sono 500 volte più lunghi di quelli che vedete, perché tipo nel file dove ci sono l'elenco degli attacchi c'è scritto l'attacco e poi c'è una riga vuota sotto che è tipo uno spazio, e ciascuna c'ha una riga vuota sotto che viene tradotta automaticamente perché l'avete tradotta una volta sola fondamentalmente. Prova a ricaricare, sì, ma eviterei di ricaricare in questo momento per la poca possibilità di sistemare internet in questo momento. Quindi piuttosto dedichiamoci un attimo alla nostra traduzione nuda e cruda, e se avete domande fatemele pure. Andiamo a fare il file OC. Ultima canzone della colonna sonora, un'altra delle mie preferite. Molto molto chill. Comunque qua mi piace vedere la statistica effettiva. Questi sono tutti file completati al 100%. Credo di aver esportato fino qua, quindi dopo mi metterò a esportare anche questi. Poi ci sono tutti questi da revisionare, che ci penserò dopo. E questi invece sono quelli su cui potete lavorare voi adesso. Io su quali lavoro effettivamente? Meglio avere una persona solo che lavora un file, tra l'altro, quindi state attenti quando traducete a non tradurre uno di questi file che sono qui sopra, quindi non lo 0D, non lo 0C, non il 10 perché ci sta lavorando Goldblock e il 17 l'ha appena completato Merovingius. Quello che faccio io di solito è prendere quelli che hanno più roba incompleta e vado ad agire su quelli, in modo che i file più corposi, che di solito in questo caso sono testi e come si dice, dialoghi, vado a farli più velocemente. Queste ore qua, tra l'altro, date un'occhiata, qua ci vogliono 22 ore, 21 ore, sono ore stimate perché in realtà ci si mette molto meno, almeno quello che penso io, a meno che non stiate trasmettendo live il tutto, che fa perdere un bel po' di tempo. Andiamo ad aprire allora questo file. No, l'avevo già aperto, eccolo qua. Quindi qua carichiamo questo. Quindi qua c'è il... Sì, tra l'altro c'è la traduzione, come è stata creata, chi l'ha creata in fuzzy, vedete, diverse... Io riesco a capire chi ha fatto cosa durante tutto l'anno, quindi appunto è stato tradotto tre volte diverse con tre situazioni diverse. Perché appunto qualcuno si è dimenticato di mettere le virgolette, di mettere slash n, quelle robe lì che sono fondamentali, se no non funziona la traduzione. Tra l'altro un'altra cosa che ho scoperto ed è nella preparazione dei file, e sarà una cosa che faremo nel prossimo progetto che decideremo di portare su Zanata, è quella di evitare che ci siano le virgolette, quindi un po' più veloce da tradurre il tutto. Hai fatto molto bene, è una colonna sonora con i controfiocchi, e tra l'altro se la cercate su YouTube c'è la colonna sonora di Chris, che si chiama Chris Christodoulou. C'è anche la sua album commentary, quindi spiega come ha creato questa colonna sonora e quanto si è impegnato per farla. Ora passiamo a un'altra colonna sonora che è un pochino più famosetta, vediamo chi la riconoscerà. È la prima volta che mi vedi in live, intanto ciao Android Games. È molto famosa questa colonna sonora, se non è un retro game, uno dei miei preferiti, che tra l'altro prima o poi riuscirò a portare anche quello. Ad esempio questo lo devo tradurre uguale uguale, quindi faccio Alt G e mi copio direttamente la stringa. Ecco una domanda che solo uno che sta su YouTube da parecchio sa rispondere, secondo la
Secondo te, Ace, la community come si sta evolvendo insieme a YouTube? Bella domanda, è molto 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 corposa come domanda. Devo dire che c'è stato un periodo in cui ero molto più attivo sulla community, in cui ho avuto la possibilità di poter parlare, poter fare amicizia con anche tanti che sono molto attivi su YouTube. Ho conosciuto Ciccio Gamer, ho conosciuto Marco Merrino, Maurizio Merluzzo, un po' chi mi conosce lo sa, come disse Alberto Tomba un sacco di tempo fa, ho conosciuto parecchie di queste persone qua, sono stato insomma a raduni eccetera, e poi sono partito per l'Australia, quindi ho avuto molto meno tempo per poter dedicarmi a questa cosa. Ho conosciuto Marcus Cron, insomma tante belle persone. Ultimamente sono molto fuori, quindi in realtà non so esattamente come sta andando avanti la community, se vogliamo definirla così, il panorama a livello italiano. So che si è affievolito molto il mondo dei videogame, sinceramente, rispetto a un altro tipo di video che piace molto di più, però mi interessa abbastanza poco. Mi interessa più che altro la mia community, chi mi segue, e poterli premiare e evolvere la famiglia Antani. Eh sì, giochi gestionali che porto, perché effettivamente Two Point Hospital che stai vedendo è un gestionale. Perché ci vuole slash n, quello slash n che metto? Perché è all'interno dei file del gioco. Se non sbaglio, adesso non mi ricordo esattamente se sia questo, cioè vuol dire nella stringa di testo che appare all'interno del gioco, vuol dire vai a capo e continua a scrivere, quindi è effettivamente l'enter da far fare alla stringa di testo, in modo che quando viene visualizzato all'interno del gioco tu vedi, non vedi una riga, poi sparisce quella riga e ne appare un'altra, ma vedi una riga, poi quella sotto che viene completata. Quindi serve fare slash n e Zanatta lo visualizza in questa maniera qua. Quindi quando vedi il chiuse virgolette qua, non c'è bisogno di fare slash n. Quando vedi il chiuse virgolette a capo è appunto perché mio marito è tornato a casa, punto di domanda, punto esclamativo, slash n vuol dire vai a capo e scrivi il chiuse virgolette. Vediamo chi riconoscerà questa soundtrack. È un gioco molto 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 famoso. E adesso vi dico anche l'anno, vi do un indizio. Beh, la piattaforma in teoria dovreste saperla, conoscendo il modo in cui è fatta sta musica. Il gioco è del 1993. Vediamo chi ci arriva. Ghostbuster? No, non è Ghostbuster. Un altro aiuto che posso darvi. Il protagonista si chiama come una lettera dell'alfabeto.
No, vabbè, ve lo dico? Ve lo dico? Ve lo dico? È la colonna sonora di Mega Man X per Super Nintendo. Uno dei giochi più belli che siano stati mai fatti sulla console Super Nintendo. Console preferita? Beh, bella domanda. Super Nintendo, sinceramente, è una delle mie preferite in assoluto. Però ho anche adorato la PlayStation 2, anche fondamentalmente per quando l'ho giocata. Io sono uno che è partita con un'Amiga, che è un ibrido, non è né una console né un computer, che è il mio amore primo e principale, insomma, con cui sono partito. Eh sì, ma non Mega Man normale. Mega Man è nato su Nintendo, è stato fatto Mega Man 1, Mega Man 2, Mega Man 3 fino all'8 o 9, non mi ricordo. Questo invece è Rockman, o meglio, Mega Man X, come è conosciuto in America. E lo vedrete prima o poi. Farò altre live? Sì. Ultimamente sto facendo live abbastanza spesso, da 2 settimane a questa parte, in cui facevamo traduzione. Come dicevo, non posso ancora fare giochi, effettivamente. Non posso giocare e mostrarvi il gameplay, ma se si tratta di traduzione, fare 2 chiacchiere mi fa molto piacere se ho tempo di farlo. Sei troppo giovane per i giochi che conosco io. Eh sì, è un po' la cosa che mi distingue sul canale, il fatto di avere un'enciclopedia dei videogiochi in testa, perché li conosco da quando sono nato. Io sono nato nell'87, quindi immaginatevi, ho passato a giocare con l'Intellivision, col Mega Drive, con Super Nintendo, con Nintendo, con l'Amiga, con tutte le PlayStation, tutte le Xbox, insomma. Per quanto riguarda le console ne so abbastanza, ma non ho molti dei giochi che ho giocato non sono quelli che vi aspettereste. Ad esempio, giochi molto più, cioè mi intendo molto di meno di giochi mainstream, come potrebbero essere Crash Bandicoot, come potrebbe essere Sly Cooper o cose del genere, perché ero già troppo avanti quando sono usciti, fondamentalmente troppo avanti nel senso di età, e quindi magari giocavo a qualcos'altro. Tra l'altro, vi piace la musica che sentite? Perché se mi dite non vi piace, ve la cambio, eh. Me ne consigliate una, ve la cambio. Sì, quando ho portato SimCity, la maggior parte di voi è arrivata grazie a SimCity, che è un gioco che sono riuscito a fare in anteprima di qualche giorno rispetto all'uscita. Ci sono stati grossi problemi all'uscita, e il gioco effettivamente non è che sia stato sviluppatissimo, cioè è molto bello, ma non è quello che si aspettavano tutti. E poi appunto è arrivato Cities Skyline, che ha devastato tutto quanto quello che è stato creato da SimCity. Ho l'età di tua madre? Un po' difficile. No, non si scrive mai troppo, tranquillo. Qual è secondo te il gioco più difficile? Quale gioco secondo te è il più difficile di quelli che hai portato su questo canale? Bella domanda. Che cosa intendi per difficoltà? Perché io non sono uno di quelli. Sono uno di quelli che apprezza la sfida, ma non tanto la difficoltà. Giochi che vengono fatti difficili perché sono difficili da, cioè è difficile proprio giocarci, non è la stessa cosa di avere una sfida emozionante che stai lì a provare e riprovare. Però insomma c'è di tutto e di più, dipende dal genere, di cosa stiamo parlando.
dall'episodio 100 di Long War. Bello che gente che è arrivata all'episodio 100 di Long War, effettivamente è verissimo, perché è strano che qualcuno inizi a guardare una serie dall'episodio 100, ma succede. Vediamo. Cosa ne pensi di Cyberpunk 2077? Non so esattamente di cosa tu stia parlando, credo sia un gioco che deve ancora uscire. Io, ecco, non sono molto ferrato sui giochi che devono uscire. Fondamentalmente perché rimango sempre troppo scottato da giochi poco ottimizzati, giochi che hanno una storia che non che è troppo banale, che non è molto curata, che sono molto, hanno molto hype e poca sostanza. Tanto fumo e niente arrosto, si diceva una volta. E molto spesso i giochi che escono ultimamente sono pochi così. Sono poche. Ci sono tante perle che sono delle perle di nicchia, ma le perle mainstream veramente sono poche. Quelli che ti fanno soffrire quando riesci a fare un obiettivo è la godere più assoluta? Bella domanda. È ancora visibile la lista di giochi che vorrei portare sul canale? Scusa, ma non mi ricordo come l'avevi chiamata. Il Braveheart è ancora attivo per poter consigliare giochi, eccetera. Se volete lo potete andare a vedere, ce lo cercate fondamentalmente. Però è una lista molto molto lunga, sono saturo di cose da fare veramente. Quando riesci a fare un obiettivo la godere più assoluta? Beh, finire un metaslug senza perdere una vita è veramente una cosa molto 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 interessante. Ho la mano messa male. Guarda, all'epoca le serie così lunghe, poi la durata di un singolo video di 42 minuti, un'ora, preferivo guardare l'ultimo episodio uscito. Effettivamente è vero, gli episodi della lunga guerra sono molto lunghi, ma farli più corti non avrebbe senso, perché dovrei dividere 800 cose tutte insieme. Però a molti di voi piacciono, insomma. Ritornando ai giochi tradizionali, l'unica pecca è che ne escono pochi belli, tipo Two Point Hospital. Sì, Two Point Hospital è un bellissimo gioco, sono veramente contento di come sia venuto fuori. Ero molto scettico perché pensavo uscisse fuori una cavolata, ma in realtà è molto figo. Scusatemi. Eh sì, Two Point Hospital è una bella ventata di nostalgia. E effettivamente i gestionali sono... non stanno ancora ritornando di moda, sono ritornati di moda per un periodo gli strategici. I gestionali non tanto, ma però ci sono ad esempio i gestionali come Planet Coaster, che è effettivamente un gestionale, che è anche molto bello, quindi si può fare tanto. Secondo me stanno uscendo troppi giochi facili. Sì, perché una volta i giochi li giocavano in pochi, adesso li giocano in tanti, e quindi devono essere facili, se no non li giocherebbe nessuno. O comunque li giocherebbe molta meno gente. Incroci le dita per un successore spirituale di Dungeon Keeper. Sì, credo sia anche in lavorazione da qualche parte, qualcosa del genere. Non è la prima volta che sento una cosa di questo tipo. Tra l'altro, a proposito di chi conosce XCOM, Long War, eccetera,
Vi dico che esiste, se non lo sapete, Phoenix Point, a proposito di giochi con la parola point dentro. Phoenix Point è un gioco creato da il signor Gollop, che è il creatore di XCOM l'originale, da cui esiste delle unità di tempo, la possibilità di equipaggiare un inventario sulle persone e tanto altro. Ok, siamo arrivati a un punto in cui internet va abbastanza a scattoni, quindi ci vediamo un'altra volta, ci vediamo un'altra di questi giorni, fare un'altra live così, andare avanti a tradurre. Io comunque starò, se riesco, qui online a tradurre ancora un pochino. Ci vediamo in caso anche su Discord, vi ricordo che c'è il server Discord, lo trovate in descrizione di ogni video. Se volete donare qualche soldino trovate il link anche lì, se non potete, se potete usare invece la cosina del dollaro che trovate qua sotto nella chat. E ci vediamo, annunciato un nuovo DLC di Isaac, di cosa volevo parlare, è vero, a PAX West è stato annunciato Isaac Repentance, che per adesso vado a vedere infatti cosa è successo a PAX West, se è già stato scritto, ma avevo visto il trailer, c'è un coltello, quindi mi fa pensare a un porting di Antibirth, però vediamo, no? Insomma, grazie Volcano Games anche per la tua segnalazione. Ci vediamo quindi a un'altra live. Io sono Ace Brave ancora una volta. Namaste and be brave.